Bentornato, benvenuto a questo appuntamento quasi quotidiano, caro osservatore del cielo. In questo video parleremo brevemente di cos'è il giorno giuliano modificato e andremo alla scoperta di alcune stelle e costellazioni di questo periodo. Oggi è lunedì 20 aprile 2020, primo giorno della 17esima settimana, 111esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.959. Il Sole è entrato da un paio di giorni nella costellazione dell'Ariete. Oggi è passato al meridiano alle 13.13 e tramonterà alle 25 minuti dopo averci scaldati per 13 ore e 44. La Luna calante si trova nella costellazione dei Pesci, è passata al meridiano alle 11.31 illuminata al 7% e tramonterà alle 17.29. Alle 21 circa il nostro satellite si troverà all'apogeo, cioè alla massima distanza dalla Terra, a poco più di 406.000 km. Cos'è il giorno giuliano modificato di cui parlo all'inizio di ogni video? A parte il fatto che lo metto perché ricorda vagamente la data astrale di Star Trek, in realtà è un modo comodo, usato in astronomia, per datare gli eventi. Anziché usare il calendario civile, dove la durata del mese e dell'anno sono variabili, alcuni mesi durano 30 giorni, altri 31 o 28, e bisogna tener conto anche degli anni bisestili, nella datazione del giorno giuliano modificato si contano i giorni trascorsi dalle ore 0 del tempo universale, per intenderci la vecchia ora di Greenwich, del 17 novembre 1858. Il giorno giuliano modificato in realtà poi è una variazione introdotta verso la fine degli anni 50 del Novecento all'originale giorno giuliano, che invece conta i giorni a partire dal mezzogiorno del 1 gennaio del 4713 a.C. Questa modifica è stata fatta per semplificare un pochino le cose. Infatti, per capirci, oggi 20 aprile alle ore 12 del tempo universale corrisponderebbe il giorno giuliano 2.458.960,0, mentre sarebbe il giorno giuliano modificato 58.959,5, che è un pelino più corto. Certo, nella vita quotidiana questi tipi di datazione sarebbero molto scomode, ma in astronomia la comodità nasce dal fatto che i vari giorni giuliani permettono di ricavare molto facilmente quanto tempo è trascorso tra due eventi, anche lontani secoli o millenni, o datati in calendari differenti, attraverso una semplice differenza. In astronomia ricavare il periodo, cioè il tempo del ricorrere di un evento, è importantissimo per studiare il fenomeno che lo genera. Venere, che ci sta facendo compagnia da inizio anno, nelle prossime settimane si avvicinerà al Sole sempre di più, diventando difficile da osservare. Nel mentre tornerà a farci compagnia la sera, almeno per un po', il pianeta Mercurio. Comunque, avremo ancora qualche settimana di tempo per continuare a osservare la bella Venere, mentre si avvicina alla stella di nome Elnat, il corno occidentale del Toro. Diametralmente opposta a Venere, cioè in direzione est, la sera vediamo la luccicante Arturo, la stella più brillante della costellazione del Boote, ma è anche la stella più brillante dell'intero emisfero boreale celeste. Arturo è la quarta stella più brillante del cielo, mentre Sirio, che queste sere si trova prossima al tramonto in direzione sud-ovest, è la più fulgida di tutte. Ma nelle prossime settimane Sirio non sarà più visibile la sera, cosicché Arturo potrà primeggiare in luminosità in queste calde notti di primavera ed estate. Oggi la notte astronomica comincerà alle 21.55, un paio d'ore dopo, verso mezzanotte, cercando una finestra con la visuale libera tra sud-est e sud-ovest, andremo alla scoperta di un altro asterismo. Verso sud-est, la bella Arturo si è alzata in cielo rispetto a quando l'avevamo incontrata questa sera. Verso sud-ovest, poco più bassa di Arturo, a metà strada tra l'orizzonte e lo zenith, c'è Regolo, la stella più luminosa della costellazione del Leone. Tra sud e sud-est, infine, c'è Spica, la più brillante stella della Vergine. Nel video riportato qui sopra ho spiegato come trovare queste stelle partendo dal Grande Carro. Arturo nel Boote, Spica nella Vergine e Regolo nel Leone formano il triangolo primaverile, un asterismo che ci farà compagnia in questi tiepidi mesi.
Domattina la notte astronomica finirà alle 4:30 minuti. Un'ora, tre quarti d'ora prima dell'alba, guardando in direzione sud-est, vediamo da sinistra a destra Marte e Saturno nella costellazione del Capricorno e Giove ai confini del Sagittario. Partendo da Saturno e salendo verso il punto verticale, lo Zenith, incontriamo a mezzo cielo Altair, nella costellazione dell'Aquila. Tornando bassi sull'orizzonte, vediamo in direzione sud la costellazione del Sagittario e a destra, quasi verso sud-ovest, lo Scorpione, con la rossa Antares e la simpatica Acrab, la punta della chela, che abbiamo incontrato ad inizio anno quando Marte è passato vicino a loro. Alle 6:04 minuti la Luna sorgerà, mentre il Sole lo farà alle 6:20. Io sono Luca, vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. E come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.